Buongiorno a tutti da Sanni. Oggi devo rispondere a un commento molto interessante di un fake che si chiama Ti dico la verità. Gliel'avevo promesso di rispondere, quindi parliamo sempre di Dio, parliamo di diavolo, parliamo di queste cose. Però ho preso in esame questo commento perché è molto interessante. Riflette un po' i dubbi che hanno tantissime persone che non credono, oppure se credono però non gli torna tante cose, oppure sono dubbiosi, insomma, diciamo, rispondo ai dubbi di tanti di voi con le stesse frasi, stessi discorsi. Ho cercato di rispondere nell'altro video, però a quanto vedo non è bastato e comunque adesso rispondo proprio alle domande proprio specifiche che mi ha fatto questo fake, insomma, chiamiamolo così, questo nick anonimo. Questo tizio, questa persona, ecco. Ti dico la verità, si chiama. Allora, cara Sanni, è evidente che Dio non esiste e ti faccio alcune considerazioni. Come tu dici che l'universo ha bisogno di un creatore, io ti potrei chiedere chi ha creato il creatore. Allora tu mi risponderesti che è sempre esistito ed io ti risponderei che l'universo è sempre esistito. Allora, partiamo dall'ultima frase, l'universo è sempre esistito. Intanto guardiamo per ciascuno di noi di preciso che cos'è l'universo. Io sono andata a vedere sul vocabolario della lingua italiana, lo Zingarelli, ce l'ho del 2008, e si vede scritto: l'universo è l'insieme di tutta la materia, e cioè di tutti gli enti, cioè della natura, e l'energia esistenti e lo spazio che lo contiene. Allora, l'insieme della natura, quindi di tutto, di tutti gli enti naturali, che cosa sono? Sono le piante, sono gli animali, sono l'uomo, cioè, e qui vediamo benissimo che sia le piante, sia l'uomo, sia gli animali hanno un loro divenire, non sono mai stati eterni, hanno una nascita, hanno un loro percorso di vita ed hanno una morte. Quindi non sono eterni, non sono immutabili, non sono perfetti, hanno un loro divenire, non sono immobili, tutto si cambia, sia gli animali, sia le piante, sia l'uomo, si cambia, si trasforma la nascita e la morte. Quindi come hanno avuto una nascita, un percorso, una morte, non sono eterni, eh? Hanno avuto una loro nascita, non è che il cavallino è eterno, ma è nato, è vissuto e poi è morto. Lo stesso l'ape, lo stesso quella persona lì, lo stesso la pianta, quel nasturzio è nato, è stato un bel nasturzio, un bel fiore e poi ha fatto il suo corso e poi è morto, giusto? Quindi ci siamo che qui questi componenti dell'universo non è vero che sono sempre esistiti, perché hanno avuto una nascita, hanno avuto un loro percorso, hanno avuto una morte. Non sono eterni, sono immutabili. Allora mi direte, gli astri, il sole, la luna, ma neanche loro sono sempre esistiti, perché qualsiasi astrofisico ormai si è reso conto che il sole un giorno esaurirà la sua luce, non brillerà più, eh? È già a metà più o meno, no? Hanno detto il sole. Quindi è lo stesso gli altri astri, le altre stelle, la luna. Lo sappiamo, l'abbiamo capito che anche gli astri non sono eterni, non ci sono sempre stati, ma esauriranno. Hanno avuto una nascita, il sole è nato, non c'è sempre stato, ce ne siamo accorti e piano piano avrà una sua morte. No? Il sole che via via oscurerà, non è eterno, l'hanno visto. L'energia del sole, eccetera, eccetera. Infatti si sta già trasformando, lo vediamo che il sole non è più come il sole addirittura di 50 anni fa. Sarà per via dell'inquinamento, ma l'uomo c'è? Non è vero che l'uomo è lontano dagli astri. Locke diceva, le stelle sono troppo lontane per essere influenzate. Per influenzare l'uomo, ma come? Il sole è una stella e non mi dite che il sole non influenza l'uomo? Cioè, tutto l'universo
Tutto l'universo viene influenzato l'uno con l'altro. Non mi dite che il coniglio sta per conto suo, non mi dite che quel giglio sta per conto suo, non mi dite che il sole non influenza le persone, non mi dite che le stelle sono lontane e non influenzano le persone. Perché lo sappiamo che anche un meteorite, che anche tutti i pianeti che influenzano, quante calamità c'è stata per colpa dei pianeti? Tutto influenza, le persone, gli uomini, gli animali si influenzano l'uno con l'altro e tutti sono nati, tutti crescono, tutti muoiono. Il sole, anche gli astri, non sono eterni, sono creature, sono enti. Poi lasciamo perdere San Tommaso, la potenza e l'atto, che tutti gli enti hanno la potenza e l'atto. Per esempio, un bambino in potenza è un uomo. Un albero in potenza è un tavolo, perché ha una potenza e un atto, ma non è un atto puro, perché quindi l'atto puro è solo Dio. Quindi l'universo è sempre esistito, ma lo dite voi che è sempre esistito, perché se l'universo è formato dagli enti, dalla natura, dagli enti naturali, o chiamiamole essenze, che sono finiti, hanno un loro inizio, una loro fine e sono trasformabili, divengano, non sono mai immutabili. Come fa l'universo in se stesso se è formato da enti mutabili, finiti, che moriranno? Come fa l'universo a essere immutabile e infinito e c'è sempre stato, è sempre esistito, cioè eterno? Non è possibile. Se è formato da tutti gli elementi si trasformano, cambiano, come fanno ad essere eterni? Nulla è eterno qui, solo Dio. L'universo non può essere eterno, ditemi voi, è formato dalle nature, dalla natura, dagli enti naturali che cambiano, si trasformano e muoiono. Anche il sole morirà, anche le stelle, il coniglio, la pianta, l'uomo. Chi è eterno qui, di quelli che si vedono e si sentono e che formano l'universo? Ditemelo, chi è eterno? Chi? Neanche gli astri sono eterni, che credevano il Dio sole. Andiamo avanti. Poi, il numero 2 dice, ah ecco, volevo dire questo, Dio, solo Dio è atto puro, è infinito ed è sempre esistito, perché non ha nessuna capacità di perfezione, per forza ci devono essere delle creature, cioè come cioè, il coniglio nasce dalla coniglia, cioè ci deve essere un animale che fa nascere il coniglietto ed è la mamma coniglia, oppure il bambino chi lo fa nascere? Lo fa nascere la mamma. Che fa nascere l'universo? L'universo è nato, cresce e poi muore. L'universo, l'universo è nato. Chi l'ha fatto nascere? Qualsiasi ente che non è finito, qualcheduno l'ha fatto nascere in qualche maniera. L'universo chi l'ha fatto nascere? Ci deve per forza essere un atto puro, un atto che va al di là dei nostri sensi. Ma poi io, volete andare un pochino più là dell'io? Ma voi vi credete di essere tanto bravi e potenti? Ma non siamo neanche potenti come il vento che ci butta giù, non siamo neanche potenti come la pioggia che fa straripare i fiumi e fa inondare villaggi. Ma voi vi credete di essere così potenti da essere atto puro voi? Da non credere che esista uno un po' più forte di voi, che sia infinito, che vi ha fatto nascere, che ha fatto nascere l'universo. Dio è atto puro, non ha nessuna capacità di perfezione. È presente nel mondo, ma non è il mondo, no? Il panteismo, Dio è in tutto, no, 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 Dio non è in tutto. Dio è nel mondo, ama il mondo, l'ha creato, non è nel mondo. Dio non è il sole, Dio non è la luna, perché il sole ha un inizio e una fine. Dio è eterno. E abbiamo visto perché. Perché l'universo non c'è sempre stato, non è eterno l'universo. L'universo morirà perché se muore il sole, muore i pianeti, muore il gatto, il cane, le piante e tutto, muore tutto l'universo. Come fa? Tu perché uno
concorre con l'altro. Se muore il coniglio, se muore la pianta, muore gli alberi, muore l'aria, muore gli astri, hanno una loro fine. Come fa l'universo a esserci sempre? No, morirà, quindi non è infinito, non c'è sempre stato, perché ha un inizio e una fine. Solo Dio è presente nel mondo, ma non è il mondo. Non riceve nessuna perfezione. Non è potenza e atto, è atto puro. Questo dice San Tommaso e lo ripeto io. Lo dice l'atomistica, la più grande filosofia, la filosofia di San Tommaso, che va addirittura oltre Aristotele, va addirittura oltre Aristocrate. Non solo Aristocrate va oltre Socrate e Platone, ma San Tommaso va oltre. Con la potenza e l'atto. Il bambino in potenza è un uomo. Il legno in potenza è un tavolo. Dio non ha la potenza, perché Dio non ha bisogno di essere perfezionato. È per questo poi che comunque il bambino, se è in potenza è un uomo, perché non ci deve essere l'aborto? Perché il feto in potenza è un bambino. Il bambino in potenza è un uomo. Perché quindi se voi conosceste la filosofia di San Tommaso, non abortireste, perché il feto è potenza un uomo, il feto è potenza un bambino, è potenza un uomo. Cioè vuol dire che quel bambino un domani diverrà uomo, alla potenza di un domani di diventare uomo. Studiate San Tommaso. Scusate, ho spostato la sedia. Andiamo al numero 2. La sua presenza sulla terra è solo negli artefatti umani, ovvero nella nostra fantasia. Se ne parla nei libri, nell'arte, nelle leggende, ma non si vede, non si sente, proprio come Babbo Natale. Allora, Babbo Natale, a parte Babbo Natale esiste da in Finlandia e dà regali a bambini, vabbè, lasciamo perdere, dice. Ma ci sono tantissime cose, l'aria non si vede, ah, ma l'aria la si percepisce benissimo. Allora ditemi voi una cosa, l'amore, il coraggio, l'odio, l'amore, l'invidia? L'amore profuma? Di che cosa? Di rose? L'amore ha sapore? Con i sensi? No? Il senso è gusto? Sa di fragola l'amore? L'amore, lo vediamo con i sensi della vista? No, perché qui mi avete parlato, non si vede, non si sente, Dio mi avete parlato dei sensi. Ma l'amore si vede, è rosa? L'amore è a forma di cuore? E sa di fragola? È tutto puccioso, com'è il contatto? È morbido, ha di stress l'amore? E l'odio, l'odio puzza? Puzza di zolfo, l'odio di colore nero? L'invidia è verde? È giallo-verde l'invidia? Sa di acido? Sa di aspro? Che sapore ha l'invidia? Acido, aspro? E la sofferenza? È amara? Cioè, mi direte, è la fantasia che ti fa percepire che l'amore, il cuoricino, il rosa, il puccioso, il flaffoso, lo sberluccicoso, l'amore, il cuoricino rosa tutto sberluccicoso. Oh, allora ci siamo. È la fantasia che vi fa vedere che l'amore, il rosa o il cuoricino e l'odio è nero. Nell'amore, io sono l'amore e io sono l'odio e io sono l'invidia. Eppure è la fantasia, no? Questo, io vado di fantasia, immagino la voce dell'odio, dell'amore, dell'invidia, del coraggio. Io sono il coraggio. Nessuno mi può battere, io vinco tutte le battaglie, anche quelle della vita, che è la battaglia più grande. Questa è la fantasia, no? Che mi fa vedere il coraggio così, con questa voce, con il coraggio magari che di colore è? Sarà rosso il coraggio, non lo so, la passione, quella è rossa, ma per dire, eh? Eppure non si vede, non si sente, è la mia fantasia che me lo fa vedere e sentire così. E allora? E quindi l'amore non esiste? Solo con la fantasia? L'amore secondo voi non esiste? È solo una cosa artefatta? L'odio non esiste? Ah no? Tante donne uccise? Eh?
Un uomo che uccide un bambino? Eh? Chi è che lo fa muovere l'odio? Quindi l'odio non esiste secondo voi? O l'amore? Una persona che salva un'altra, che dà la vita per un'altra persona? Padre Kolbe, eccetera? Non c'era amore lì? I martiri, i santi, non c'è l'amore? Padre Pio non aveva amore? Che cos'era quello che muoveva Padre Pio a salvare, a amare tante persone? Amore, l'amore, l'amore esiste. L'odio, l'invidia. Quella persona che fa 100 video contro un'altra. Che cos'è che lo muove a fare 1000 video contro un'altra? L'odio, l'invidia. La gelosia. O comunque un senso di giustizia, chiamiamolo così. Il coraggio di fare 100 video. E allora? Non esiste l'amore, l'odio, ma lo si vede, lo si sente, no? Eppure esiste. Qui mi hai rammentato Dio, non c'è perché non si vede, non si sente con i sensi, ma neanche l'odio, neanche l'amore si vede con i sensi, a parte la fantasia. E quindi? Ma esistono. Non mi dire che l'odio non esiste. Hate si dice, io odio, I hate, I love you, ich liebe dich. Je te quiero. Mi amor? Io te quiero, io te quiero, mi amor? Oppure, wo aini, in cinese, wo aini. E allora? Non esiste? Ah no? Guardi in quante lingue te lo dico. Ditemelo voi. E quindi puoi tu dire che Dio non esiste perché l'io nostro non lo percepisce con i nostri sensi? Alla cartesiana, come direbbe Cartesio, cogito ergo sum. Io penso, dunque sono. Io penso, dunque sono. Ah, allora tu non ci sei se non pensi. Se uno ha una malattia che non riesce più ad avere un pensiero per bene, ma non pensa più, una malattia, non voglio dire che è morbo, allora non ci sei più, paf, e non esisti più. Se tu ti fai di droga e non riesci ad avere un pensiero perché sei completamente fatto, ma di quelli di brutto, Ganja, bamba, come cavolo la chiamate, l'estasi, non lo so. Non esisti? Non esiste perché non pensi. Cogito ergo sum, penso dunque sono. Guarda che se te ci sei, anche se non tu pensi, se tu ti fai di droga e sei completamente fuso, ci sei lo stesso. Il problema è. Purtroppo ci sei lo stesso anche se sei fuso di cervello, che te sei fatto di droga. Quindi, Cartesio, ha fatto una rivoluzione delle seghine, contro San Tommaso, perché qui non ci siamo. Cogito ergo sum, ma sì, questo è soggettivismo. Tutto soggettivo, il dio de panza, il dio de sostanza, non de panza, Il dio a modo nostro, un dio fai da te. Ma Dio c'è anche se tu non lo costruisci, sai? Dio c'è sempre stato, carissimo, Come l'amore, come l'odio, come l'invidia, non si vede, non si sente, non è un'invenzione di Babbo Natale. Andiamo avanti. Se anche esistesse, non è benevolo e tantomeno è il Dio della Bibbia. I malvagi dominano la terra. Allora, qui ti rispondo subito: i malvagi non è Dio, i malvagi sono gli esseri umani che sbagliano e peccano. Quindi se i malvagi dominano la terra, chiediti un po' perché. Fatti un esame di coscienza. Tu fai parte dei malvagi o fai parte dei buoni? Hai fatto qualcosa per migliorare la terra? No, perché qui ci si crede Dio, Dio, noi siamo Dio, però la terra, i malvagi l'è Dio. Oh, i malvagi siete voi, Hai fatto qualcosa per diminuire il numero dei malvagi o tu sei insieme a quel numero dei malvagi che dominano la terra, come dici tu? Poi andiamo avanti. La sofferenza e le malattie distruggono uomini e animali. In continuazione, la crudeltà è ovunque e Dio non interviene mai. Allora, un po' ti ho risposto l'altra volta. La sofferenza e le malattie, Satana, te l'ho detto. Ma Satana, allora Satana è l'angelo ribelle, che aveva la libertà. E Dio non può avere un burattino. Dio vuole la libertà, non poteva gli angeli. Allora, dite tanto del fascismo? Volete un Dio fascista? Devi per forza essere buono. No,
Io ti do la libertà, te l'ho detto, la sacra libertà. E la, c'è stato un Nick che mi ha detto: ah, la cosa più bella è avere la libertà di questo mondo. Oh, e allora? Se Dio non ti avesse detto, dato la libertà, devi per forza essere buono, devi per forza perdonare sempre la Sanni, devi per forza dirgli quanto è carina, pucciosa, buona e brava. Oh sì, e per carità, io quella Sanni, quella demente lì, la fa schifo. E allora Dio ti dà la libertà di dirmi: Sanni sei una demente, Sanni sei una rompiballe, Sanni fai schifo. E allora? Ti piacerebbe un Dio che ti obbliga ad amarmi? A dire: Sannina, come sei pucciosa, ti amo, Sannina. Sì, a volte me lo dite, ma mi prendete in giro. Andiamo avanti. La crudeltà è ovunque e Dio non interviene. Dio è intervenuto in tanti modi, con i santi, con i martiri. Allora, finiamola qui, mi dispiace, siamo a 21 minuti. Il prossimo video, la prossima volta, ok? Ti prometto che ti rispondo a tutto, ma è già 21 minuti, quindi vi saluto, non voglio fare video lunghi, ciao.